Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto. Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato mia sorella e mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura. Non hai diritto a pronunciare, invocare o pensare a Giulia e Tiago dopo averli uccisi barbaramente. Meriti di svegliarti ogni giorno in galera, ripensando a ciò che hai fatto e provando ribrezzo per te stesso. Effimero tentativo di insinuare un blackout di una notte. La tua crudeltà e disumanità si sono protratte per 6 mesi, in cui hai avvelenato mia sorella e mio nipote, premeditando la loro morte. Puoi averlo dimenticato tu o i tuoi consiglieri, non io. Così ha scritto sui social Chiara Tramontano, sorella di Giulia, vittima di un omicidio lo scorso 27 maggio insieme al bambino che portava in grembo dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago, Milano. Il processo è iniziato e l'uomo ha immediatamente richiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee di fronte a una folla numerosa di curiosi e giornalisti. Queste commosse e dolorose parole costituiscono la risposta di Chiara alle dichiarazioni dell'assassino. Ecco cosa ha affermato l'imputato, dovendo interrompersi più volte a causa dell'emozione. Sono tante le persone a cui voglio chiedere scusa, anzitutto a Giulia e alla sua famiglia. Lo devo principalmente a Giulia. Non ci saranno mai abbastanza parole. Quel giorno è successo qualcosa di inspiegabile che mi ha lasciato sconvolto per la disumanità. Ho distrutto una famiglia. In realtà, non appena le avvocatesse di Impagnatiello, Samantha Barbaglia, e Giulia Gerardini hanno richiesto al giudice il permesso per l'uomo di prendere la parola, la sorella di Giulia, Chiara, sentendo la sua voce in aula, ha deciso di uscire insieme al fratello Mario. A rimanere erano soltanto i genitori, Franco e Loredana. Nonostante il padre, Franco, abbia avuto la forza di sostenere lo sguardo dell'assassino di sua figlia e nipotino, Tiago, con grande dignità e compostezza, ha chiaramente fatto un cenno di diniego con la testa. Non ci sarà mai nessun perdono. L'assassino, reo confesso, ha proseguito. Non so da cosa sono stato avvolto quella notte. Quel giorno con loro anche io me ne sono andato, perché anche se sono qui a parlare, non significa che io sia vivo. Non chiedo che queste scuse vengano accettate. Sto sentendo ogni giorno cosa vuol dire perdere un figlio. Non posso chiedere perdono. Chiedo solo che possano essere ascoltate e se questa è un'occasione che ho per farlo, chiedo scusa a loro in primis. Mi metto a nudo completamente con le mie più eterne scuse, anche se inutili. L'unica cosa che faccio la sera è sperare di non svegliarmi al mattino. Chiara Tramontano ha chiaramente scelto il silenzio in aula, esprimendo poi sui social media le sue opinioni riguardo a questo maldestro tentativo di scuse. Nel frattempo, l'avvocato della famiglia, Giovanni Cacciapuoti, ha affermato inequivocabilmente che non ci sarà alcun perdono per l'ex barman. Ecco le sue parole. La famiglia respinge le scuse dopo 7 mesi. Impagnatiello avrebbe potuto farlo prima e non ha mai chiesto scusa a nessuno. Il processo stabilirà anche la valenza di questo gesto odierno e i suoi comportamenti, non solo prima e durante il delitto, ma anche dopo. Le sue avvocatesse escludono che abbia chiesto scusa per ottenere uno sconto di pena. Tuttavia, non potrebbero affermare diversamente. Le scuse di Impagnatiello sono sincere e sono arrivate ora perché più volte ha cercato di metterle per iscritto senza riuscirci. Ora è prostrato, distrutto e non si rende conto di come possa aver fatto quello che ha fatto. La strategia che intendono adottare nel processo è stata parzialmente rivelata quando hanno richiesto di poter chiamare come testimoni uno psicologo e uno psichiatra. Sembrano orientate a ottenere una perizia psichiatrica che potrebbe influire sulla sentenza a favore dell'imputato. Curiosamente, solo alcune settimane fa, le stesse avvocate avevano escluso questa possibilità. Tuttavia è evidente che se Impagnatiello fosse giudicato parzialmente infermo di mente, potrebbe evitare la condanna all'ergastolo. L'avvocato della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti, è pronto ad affrontare questa questione. Anche noi abbiamo il parere di insigni esperti della materia e staremo a vedere.
Ma può essere considerato pazzo un uomo che per mesi ha tentato di avvelenare il figlio in grembo alla sua compagna con del veleno per topi? Un uomo che ha inflitto 37 coltellate alla donna che dichiarava di amare, di cui 32 quando lei e il suo bambino erano già morti? Un uomo che nei giorni successivi all'omicidio ha simulato la ricerca disperata della compagna incinta, affermando che era misteriosamente scomparsa? Un video sconvolgente, catturato dalle telecamere di una tabaccheria di Senago poche ore dopo l'omicidio, mostra Alessandro Impagnatiello in azione, entrando e fingendo di chiedere informazioni sulla compagna che aveva appena ucciso. Per l'accusa, questo potrebbe costituire una prova dei numerosi tentativi di depistaggio delle indagini compiuti dal barman nei giorni successivi al delitto, quando i carabinieri di Milano erano già convinti della sua colpevolezza e lo sorvegliavano attentamente in attesa di arrestarlo. Tutti questi elementi saranno attentamente valutati dalla Corte d'Assise, presieduta da Antonella Bertoia, la stessa giudice del processo a Massimo Giuseppe Bossetti. È interessante notare che attorno a questo imputato, accusato di uno dei crimini più atroci, perpetrato contro una donna incinta, ci siano esclusivamente donne. Tra queste figurano anche le pubbliche ministeri che hanno condotto le indagini, Letizia Mannella e Teresa Menegazzo, le quali hanno presentato una lista di 33 testimoni. Inoltre porteranno in aula numerosi documenti e video, tra cui un breve filmato del gender reveal party del piccolo Tiago, rinvenuto sul cellulare di Giulia. Nella registrazione si osserva l'uomo che fa scoppiare un palloncino per rivelare il sesso del nascituro, sembrando felice e gioioso. Ma secondo l'accusa, in quel momento stava già avvelenando la donna per eliminare il non desiderato bambino. È importante notare che Impagnatiello è già padre di un altro figlio. D'altra parte, l'avvocato della famiglia Tramontano ha convocato 12 testimoni. Nel frattempo il giudice ha respinto la richiesta di costituzione di parte civile avanzata dal comune di Senago, rappresentato dall'avvocato Antonio Ingroia e dall'associazione Penelope. Il processo è stato rinviato al 12 febbraio, quando verranno ascoltati i testimoni dei carabinieri della sezione omicidi di Milano e di quelli di Senago. Sono state programmate altre due udienze, per il 7 e il 21 marzo. Il 7, in tribunale, deporrà Allegra, l'ex amante di Impagnatiello, che lavorava con lui presso l'Armani Caffè nel centro di Milano. Anche lei era incinta quasi nello stesso periodo di Giulia, ma aveva scelto di interrompere la gravidanza. Allegra è stata l'ultima persona che la vittima ha incontrato prima di essere uccisa. Le due donne avevano avuto un confronto durante il quale Giulia aveva comunicato la sua decisione di lasciare Alessandro Impagnatiello. In quell'occasione Giulia aveva espresso l'intenzione di allontanarsi da lui, suscitando un terribile presentimento nella sua rivale. Tale presentimento era così forte che Allegra le aveva persino offerto di trascorrere la notte da lei, dopo aver lasciato quell'uomo che aveva ingannato entrambe. Quanto rischia Impagnatiello? Come già detto, l'imputato rischia la pena più severa, l'ergastolo. Deve rispondere alle accuse di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dalla relazione affettiva con la vittima. È accusato anche di distruzione e occultamento di cadavere, nonché di aver causato l'interruzione della gravidanza del proprio figlio. La premeditazione sarebbe confermata dal fatto che avrebbe somministrato a Giulia, incinta, un veleno per topi proprio per provocarne l'aborto. Inoltre, la Corte ha vietato la realizzazione di riprese audiovisive, se non durante la lettura del dispositivo di sentenza. I primi a opporsi all'uso delle telecamere in aula sono stati i genitori e i fratelli di Giulia Tramontano. Impagnatiello non avrà più la possibilità di piangere di fronte alle telecamere.